Giusto, siamo in Mondovisione qui a Tenerife. Questa mattina ancora fa freddino. Io come sempre mi metto come una cipolletta e piano piano, guardate la roba che c'ho, perché quando ti prende un raffreddore poi so cavoli, perché ti dura tantissimo. Bene, buongiorno a tutti quanti. Oggi per i tutorial musicando parliamo di numeri. Allora, vi faccio vedere una cosina simpatica, il mio orecchio, eccola là, una bella forbice d'oro, perché oggi festeggio 149.650 tagli. E dice, ma come hai fatti? L'ho fatti con 41 anni di lavoro, sempre continuando a fare quello che so fare. Allora, io vorrei parlare di una cosa per capire questo tipo di concetto, che qualsiasi impresa, non c'è alcun ombra di dubbio che trionferanno nel tempo. Qui a Tenerife tanta gente, dopo 3 giorni che tu apri un'attività, ti dice come va, e come va, sono 3 giorni. Allora io, vedendo un pochino la rete, studiando vari fenomeni, ci sono i giapponesi che sono uno spettacolo. Perché? Perché i giapponesi considerano un'azienda un po' più lunga, tipo a 5 anni è un bambino, a 10 anni è un adolescente, a 15 anni è un giovane baldo rampante e a 20 anni è un adulto e ha un'azienda che tiene esito, che lavora, che ha fatto quello che doveva fare. Questo noi lo dobbiamo riportare nella nostra vita, perché io non lo so, io adesso sono 41 anni, ho realizzato 149.650 tagli, che sono persone. Naturalmente il mio obiettivo è arrivare a 500.000 di persone tagliate dal Callori. Però per far questo ho bisogno di ripetere, ripetere, ripetere. Se i giapponesi, per esempio, vincono una lotteria, non lo nascondono, perché è un disonore guadagnare soldi così facilmente. E allora loro, le imprese, i lavori, qualsiasi, da quello umile a quello più sofisticato, sono uguali. Perché non copiare e superare? Allora, io sto copiando, che è studiare, per superare. Però c'è anche un altro atteggiamento, guardare per apprendere, però secondo me quello non c'ha azione, è più bello copiare e superare. Bene, io l'ho accompagnato poi con 2 orecchini di giada, ma questa è l'energia del vulcano, poi ve ne parlerò nelle prossime puntate. Grazie dell'ascolto, buona giornata a tutti quanti e aspetto tutti gli amici domani alle 19 alla Sgaglietta. Grazie, ciao.